Ferruccio Lamborghini ha creato uno dei marchi più conosciuti al mondo. Ma come ha fatto a far diventare la Lamborghini la casa di auto che conosciamo oggi? Quali sono state le scelte che ha dovuto prendere nei momenti più difficili? E soprattutto, se il successo è sempre stato così grande, cosa l'ha obbligato a cedere il controllo della società nel 1972? Per capirlo, ritorniamo indietro nel tempo. Ferruccio Lamborghini nasce a Renazzo il 28 aprile 1916, sotto il segno del toro, ovviamente. I genitori hanno dei terreni in Emilia-Romagna e si occupano di agricoltura e allevamento. Ferruccio, però, era più interessato alla meccanica. Finita la scuola elementare, viene iscritto all'Istituto di Formazione Professionale dei Fratelli Taddia e nel frattempo inizia a lavorare come apprendista nella bottega di un fabbro. Grazie all'apprendistato, nel 1934 riesce a trovare lavoro a Bologna nell'Officina Righi. Guadagna 60 lire al mese, circa 60 euro di oggi. L'Italia è nel pieno dell'epoca fascista e ha appena stipulato diversi accordi commerciali con la Russia di Stalin. L'accordo prevede che la Russia fornisca prodotti agricoli e l'Italia offra assistenza tecnica nell'ambito dell'aviazione, delle tecnologie navali e automobilistiche. Subito dopo l'apprendistato, Ferruccio apre la sua prima officina a Renazzo con un suo amico. Dura solo qualche anno perché nel 1939 viene richiamato dall'esercito e inviato a Rodi. Viste le sue capacità di meccanico, viene assegnato al 50° autoreparto misto di manovra. Così si rende indispensabile nel riparare e riadattare i mezzi antiquati dell'esercito. Impara a recuperare auto e furgoni destinati alla rottamazione. Questa abilità gli tornerà molto utile negli anni successivi. Tornato a casa nell'estate del 1946 a Cento, aprì una nuova piccola officina di riparazioni. Alla fine dell'anno, Ferruccio prese coraggio e decise di trasformare la sua piccola officina in un vero e proprio impianto di costruzione di autovetture. Costituisce una società con altri tre meccanici, con un capitale di 2 milioni di lire, circa 43.000 euro di oggi, la società Lamborghini Carassiti Monti Guazzaloca per la costruzione di trattori. Infatti, usavano un'idea molto particolare. I quattro sfruttavano l'esperienza di Ferruccio fatta sotto il militare. Iniziarono il recupero di motori e assi di camion abbandonati durante la guerra. Era appena finita la Seconda Guerra Mondiale e il neonato governo della Repubblica Italiana doveva sbarazzarsi dei veicoli militari rimasti in giro per l'Italia. Se ne occupavano i centri ARAR dell'azienda recupero e alienazione dei residuati bellici. Gli ARAR raccoglievano i mezzi inutilizzabili, ne smontavano i motori e li rivendevano ai privati. Ferruccio ovviamente non si fa sfuggire l'occasione e quindi nel 1948 fonda la Lamborghini Trattori. Il primo modello prodotto era il Carioca. Venne subito molto apprezzato perché poteva partire a benzina, che al tempo era molto costosa e sempre scarsa, per poi funzionare a diesel. Subito dopo aver fondato la Trattori, decise anche di partecipare alla Mille Miglia, la gara tra auto sportive più famosa in Italia. Ferruccio modificò una Fiat Barchetta Sport per partecipare e alla fine finì per schiantarsi contro un bar. Decise che per qualche tempo non era più il caso di correre. Ma con i soldi della Trattori, che andava sempre meglio con centinaia di modelli venduti agli agricoltori italiani ogni anno, tornò la passione per le macchine sportive. A un certo punto Ferruccio possedeva ben due Ferrari. All'epoca si facevano le gare sulla Bologna-Cantagallo-Firenze. Bastava uno sguardo, un sorriso e partiva la gara. Il vincitore poi pagava un caffè al perdente, in amicizia. In queste gare però la frizione delle Ferrari non reggeva le vibrazioni della macchina. Ferruccio decise di smontarla, vedere come funzionava e sostituirla con una frizione dei suoi trattori Lamborghini, adattandola alla Ferrari. Con quest'idea andò da Enzo Ferrari per consigliargli la modifica. Alcuni dicono per litigarci. Enzo Ferrari non la prese bene e gli disse: «Sei tu che non sei in grado di guidare le mie macchine, torna a guidare i tuoi trattori». Ferruccio tornò arrabbiato dalla sede della Ferrari di Maranello e seduto al tavolo con la famiglia disse: «Io faccio 52 trattori al giorno, ora mi ci metto e faccio un'automobile». La moglie di Ferruccio, Anna Borgatti, controllava la produzione e la contabilità. «Ma perché spendere tutti questi soldi?» gli chiese. «È solo una giornata storta». Le banche erano contrarie, i collaboratori erano contrari. Gli chiedevano: «Perché non continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto? È un mondo difficile, c'è una concorrenza spietata, c'è la Ferrari, c'è la Maserati». Ma lui, imperterrito, insistette e disse: «Prendiamo 1 miliardo di lire che usiamo per la cartellonistica stradale della Trattori Lamborghini e li trasferiamo sulla creazione di una nuova fabbrica. Se poi va bene, farò abbastanza rumore da non avere necessità della pubblicità stradale». Insomma, aveva già tutto pronto. E quindi, nel 1963, costituì l'Automobili Ferruccio Lamborghini. Convocò Corrado Carpeggiani, il suo direttore commerciale, e con lui mise su una selezione di tecnici esperti. Bizzarrini, disegnatore di motori per la Ferrari dal 1957 al 1961, creò un 12 cilindri capace di superare per cilindrata e potenza quello prodotto dalla Ferrari.
Arrivarono poi altri progettisti, quali Vecchi, Bevini, Previti, Stanzani e soprattutto Dallara. Stanzani ha raccontato come in quegli anni la Trattori si rifornisse per le ruote dalla Pirelli. Ferruccio si fece accompagnare da Stanzani a parlare con Leopoldo Pirelli, che voleva alzare i prezzi della fornitura di pneumatici per i trattori. Racconta Stanzani che durante una riunione con Leopoldo Pirelli, appunto, prima che quest'ultimo potesse parlare di aumenti, Ferruccio sbatté il pugno sul tavolo e urlò: «E dopo tutto quello che mi avete fatto, volete anche chiedermi un aumento dei prezzi sui vostri prodotti?» Ferruccio aveva fatto mandare un treno di gomme per i trattori danneggiato, senza tassellatura, lamentando la scarsa qualità del prodotto Pirelli. Pirelli, dal canto suo, temeva la cattiva pubblicità e, volendo trattare bene il proprio cliente, ordinò che venisse spedita immediatamente una nuova fornitura di gomme gratuita alla Lamborghini Trattori. Ma Lamborghini continuò ad insistere. «E il danno che ho avuto? Nessuno vuole più comprare i miei trattori, non si fidano. Insomma, mi avete rovinato la piazza e per le mie auto userò i copertoni Michelin, se no poi ci vado io in galera». Insomma, per farla breve, Lamborghini ottenne la fornitura gratuita per il primo anno degli pneumatici per le nuove automobili, anche se non se ne facevano tante al primo anno al tempo. Ottiene una diminuzione del prezzo sulla fornitura per i trattori del 10 più 5% per i danni subiti e viene congelato l'aumento che era previsto. Una volta usciti dalla sede Pirelli, Lamborghini dice a Stanzani: «Beh, non è andata male». E Stanzani: «Sì, insomma, a parte il danno che ha avuto». «Quale danno?» «Ho mandato mio cognato a far slittare un trattore sui sassi lungo il fiume». Infatti, facendo slittare le ruote sui sassi, la gomma si riscalda e i tasselli degli pneumatici saltano via. «Oh, ci volevano fare un aumento!» E quindi lui è corso ai ripari. Con 10 milioni di lire comprò un terreno di 20.000 metri quadri a Sant'Agata Bolognese, dove in 5 mesi fu completato uno stabilimento, costato il miliardo che aveva preventivato, inaugurato il 26 ottobre 1963. Aveva in mente una fabbrica moderna, costruita sulla base delle sue esperienze maturate nelle altre sue aziende. Voleva fare leva sul proprio expertise per costruire un processo produttivo senza rivali. La struttura era basata su un edificio centrale molto ben illuminato e gli uffici amministrativi del management a suo fianco. Così i dirigenti potevano costantemente monitorare la produzione, condizione ideale per Lamborghini, che amava rimboccarsi le maniche per andare a lavorare sulle auto in prima persona. Soprattutto quando vedeva qualcuno in difficoltà, gli faceva vedere come si faceva, come lo voleva vedere fatto. E Ferruccio dava indicazioni precise su tutto: l'altezza, le specifiche tecniche, i materiali. Si concentrò anche sul simbolo, voleva qualcosa per fare concorrenza al cavallino rampante della Ferrari. Così scelse il toro, un animale fiero, potente, che sentiva suo, anche perché era il suo segno zodiacale. Al Salone di Torino del novembre 1963 venne presentata la prima vettura, la 350 GTV. Con motore Bizzarrini e telaio Fini Bonacini. Ferruccio così mostrò al mondo la prima opera dell'automobili Ferruccio Lamborghini, che però si rivelò un fallimento. Anche la vettura successivamente prodotta, la 350 GT, non ebbe grande fortuna. È il 1965. Nonostante ci siano degli ordini, l'azienda non andava benissimo. Lamborghini era sul punto di chiudere lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese quando ad agosto Dallara, Bevini e Vecchi gli presentarono i disegni per una vettura innovativa, con un motore posteriore. Questa volta al Motor Show di Torino vennero mostrati un telaio e un motore che ricevettero grandi attenzioni. Si avvicinò Nuccio Bertone, esperto di design, che aveva già disegnato auto per la Fiat e l'Alfa Romeo. Aveva immaginato uno dei primi modelli Abarth. Chiese di vestire la nuova auto e Ferruccio fu contento di accettare la proposta. La carrozzeria del nuovo prototipo, denominato P440, fu disegnata da Gandini, stilista della Bertone. La nuova fuoriserie venne esposta nella primavera del 66 al Salone di Ginevra e in autunno a quello di Parigi. Il consenso del pubblico fu grande e le ordinazioni fioccarono. Era ufficialmente nata la Miura, il gioiello della Lamborghini. L'auto per cui tutti gli appassionati hanno iniziato a notare la nuova casa del toro. Fino al 73, in soli 7 anni, sono stati prodotti 764 esemplari di Miura, un risultato fondamentale per il marchio. Ma la Miura non è stata solo il fiore all'occhiello della Lamborghini. Infatti è entrata a tutti gli effetti nella cultura occidentale di tutti quegli anni. Nel 1969 la Lamborghini Miura era la macchina di Michael Caine in The Italian Job, un colpo all'italiana. E nel 1984 si poteva sentire una Miura cantare sotto le note di Panama dei Van Allen. Dopo la Miura arrivarono anche la Islero, la Espada, la Harama, la Urraco e la ben più famosa Countach. E infine, il colpo di Stato in Bolivia. Sì, perché nonostante l'impero Lamborghini fosse composto da bruciatori, calor, trattori, auto di lusso, a un certo punto succede l'imprevedibile. Infatti, agli inizi degli anni 70, la Trattori esportava all'estero metà della sua produzione. Firma ordini addirittura con i governi del Sud America, in particolare con la Bolivia, che ordina 5.000 pezzi. Si fanno tutti i passaggi del caso.
Si contrae il debito per comprare il necessario alla produzione, si mette in moto la catena di montaggio e si portano i trattori a Genova per spedirli. Buona parte dell'ordine è pronto quando un colpo di Stato cambia il governo boliviano. Il nuovo governo annulla l'ordine, senza preavviso, e la Trattori si trova con una commessa realizzata, ma non pagata, piena di debiti. I creditori di Ferruccio si fanno sentire, la crisi è alle porte, e l'azienda è intestata a lui in prima persona, quindi deve pagarne i debiti. Decide di vendere i capannoni alla Fiat, ma la crisi riduce le vendite dei trattori. Arriva il 1973 la crisi energetica, quindi anche gli ordini di auto di lusso iniziano a calare drasticamente. Ferruccio purtroppo resta indebitato e deve compiere una scelta impossibile. Decide di vendere l'automobili Lamborghini. Prima vende il 51% a Jorge Henri Rossetti, un amico svizzero, per $600.000. Un anno dopo deve vendere anche il resto a René Leimer, un amico di Rossetti. Purtroppo neanche ciò sarà abbastanza. Infatti dovette vendere la Lamborghini Trattori alla Same. È la fine di un sogno. Finita la sua esperienza, compra una tenuta sul lago Trasimeno, in Umbria, la famosa tenuta La Fiorita. Si dedicherà al vino, alla terra e continuerà a godersi la famiglia ancora per molti anni. Ci si chiede come possa finire così una grande storia imprenditoriale italiana. E infatti non finisce, perché Ferruccio non smetterà mai di amare le auto e collaborerà anche con altri marchi. Ma se volete conoscere altre storie come questa, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace al video e lasciateci un commento con un feedback. Un saluto da Starting Finance. Non si resiste mica, perché la Miura è uguale. In modo le posso assicurare che la Miura sarà una macchina che rimane nella storia dell'automobile. Ah, sicuramente. Le altre magari si cancellano, la Miura no. Io per esempio una fabbrica di caramelle, anche se guadagnassi un milione al giorno, lo farei perché non mi dà soddisfazione. Io non guardo i soldi. Io ho fatto soldi con il trattore, con il bruciatore. Poi per hobby ho fatto l'auto, cioè l'ho fatta preparato anche a rimetterci per 10 anni, non vita naturale durante, ecco. Ma è vero che quando una Lamborghini si ferma in qualunque parte del mondo arriva un aeroplano su una semplice telefonata con i pezzi di ricambio al meccanico? No, non è che arrivi in aeroplano. Se ad esempio un cliente anche dall'Inghilterra, dove è, dalla Spagna, non dico dall'America, perché dall'America siamo organizzatissimi, ci telefona che ha qualcosa, noi possiamo partire in giornata con un aereo di linea, un nostro meccanico con quello che c'è bisogno, e va là, glielo mette a posto e gli chiede scusa e poi ritorna e gli mandiamo anche una lettera chiedendo scusa. Ma chissà quanto costa questo? Beh, sì, costa, ma vede... Al cliente. No, il cliente non costa neanche una lira, costa a noi, però vede, è un costo che rende in quanto... E il cliente che lei gli ha fatto un servizio di questo genere lo racconta a tutti, e raccontandolo a tutti diventa una pubblicità.